Ben ritrovati in studio, ci ha raggiunti il Sergio Stumpo, capolista al Senato in Calabria per la lista Più Europa con Emma Bonino. Benvenuto. Beh, grazie, grazie a voi, grazie a tutti. Grazie, grazie a lei appunto per aver accolto il nostro invito. E allora, ci siamo quasi, mancano veramente pochissimi giorni per questa data fondamentale, appunto il 4 marzo, appunto gli italiani saranno chiamati alle urne per decidere appunto le sorti italiane. Chiaramente a noi ci sta a cuore la Calabria. Emma Bonino. Emma Bonino, io ho letto appunto delle interviste che lei ha realizzato, la vede come l'unica leader capace appunto di poter intervenire senza grandi proclami sulla questione del Mezzogiorno. È così? Ma effettivamente Emma Bonino ha portato sul tavolo della politica due grandi temi. Uno è il tema del Mezzogiorno, ma prima del tema del Mezzogiorno ha portato sul tavolo quello che poi ha deviato tutte le campagne elettorali, che è il tema dell'Europa. Nel senso che è un futuro dal quale non possiamo scappare, un futuro che possiamo decidere se vivere come protagonisti o vivere come follower, cioè come persone che subiranno lo sviluppo dell'Europa. In questo converge, se vuole, la posizione del meridione, in questo caso della Calabria, dove la politica e la posizione geopolitica della Calabria può diventare una grande opportunità per lo sviluppo di questo territorio. Ecco, appunto perché è al centro del Mediterraneo, per cui ovviamente la Calabria potrebbe essere appunto quella zona fondamentale per tutta una serie di circostanze, ovviamente che non stiamo qui a spiegare perché sono note a tutti. Proclami di altri partiti, anche se non voglio entrare appunto nel merito di altre cose, se dovesse essere eletto, come appunto le auguriamo. Quali saranno, diciamo, le questioni che vorrà affrontare appunto nell'immediatezza? Ma sicuramente quello che sto dicendo in giro, cercando di incontrare con alcune difficoltà tutti gli elettori, perché comunque la Calabria è molto grande, è quello di accompagnare quest'azione verso l'Europa, iniziando a far comprendere che è fondamentale che i calabresi si sentano cittadini europei. Perché questa è la base per poter entrare in un concetto di Europa dove, se ci pensa bene, iniziano a sparire le barriere, iniziano a sparire i confini. Quindi non c'è più, se vuole, una migrazione, ma c'è una circolazione all'interno del paese. Un paese un po' più grande, fatto secondo modelli di stati federali, all'interno dei quali tutti ci dobbiamo sentire dentro. Non è più possibile separarci. Ecco, appunto lei in campagna elettorale, come appunto sottolineato, come funziona in tutte le campagne elettorali, sta incontrando la gente. Che tipo di umore avverte? Grande disagio, disagio perché il cittadino cerca in tutti i modi di diventare protagonista, mentre un po' dovuto ai tempi stretti di questa campagna elettorale, un po' dovuto ad una politica, se vuole, un po' obsoleta, la difficoltà di parlare col cittadino e quindi renderlo protagonista, non è facile. Noi stiamo organizzando dei piccoli, piccolissimi caffè, nel senso non è la campagna elettorale da comizi, dove incontro grandissime testimonianze di volontà di fare, di volontà di costruire e di volontà di dialogo, che sono la base di questa mia brevissima campagna elettorale. Dialogo perché se non si costruisce insieme non si può realizzare un obiettivo, ma fondamentalmente non si può costruire una visione, che è alla base della politica. È responsabilità, che poi è l'ultimo punto su cui sto puntando moltissimo, specialmente legato al fatto che è necessario andare a votare. Andare a votare è un diritto che noi abbiamo acquisito in maniera quasi gratuita la nostra generazione, mentre nel mondo, che io conosco bene perché la mia professione mi ha portato in tutto il mondo, ci sono paesi in cui lottano per avere questo diritto ed è un'occasione che non possiamo perdere. Assolutamente sì, è stato chiarissimo. Ecco, che tipo di percentuale vi aspettate in Calabria? È difficile, è un terno all'otto, per due ordini di motivi, se mi posso permettere. Uno perché si stanno facendo sondaggi basati sul meccanismo della legge precedente.
il che c'è grande meccanismo. confusione, diciamo Sì, che gli sì. elettori non sono proprio molto, molto agevolati se ne E discute da questo è il tempo. secondo aspetto, nel senso l'elettore sta subendo una serie di informazioni, anche in alcuni casi devianti, dove si sente in difficoltà a poter esprimere il proprio voto. Banalmente io posso dire, sto dicendo in giro, che è sufficiente mettere una croce, non c'è necessità di fare altro, mentre invece c'è una sorta di comunicazione che rende difficile la comprensione di questo voto. Diciamo che l'elettore non ha gioco facile perché comunque questa è una legge elettorale che crea purtroppo, lo dobbiamo dire perché è noto a tutti, notevole confusione. Speriamo insomma che comunque si riesca a votare nella maniera più semplice. Anche questi spazi servono comunque anche ai telespettatori per cercare di capire come muoversi meglio. Io Sì. ritornerei un po' a quelli che sono i programmi un po' Sì. del partito, zona economica speciale, quindi le ZES sono fondamentali ovviamente per la crescita della Calabria. Sì, questi come tantissimi altri strumenti sono messi a disposizione per cercare di riequilibrare l'economia a livello europeo. La ZES, ma anche il POR, ma anche il PON, e sono tutte sigle che in verità da un lato accompagnano un territorio a svilupparsi e a riequilibrarsi, dall'altro lato, mi permetto di sottolineare che stanno deviando il concetto di Europa. Europa non è un bancomat, Europa è un'istituzione che accompagna al riequilibrio sociale di un continente che può rappresentare una grossa opportunità di competizione a livello globale. Le faccio un esempio. Il nostro candidato, Lista Bonino, Più Europa in Sicilia, è il capo di Stato Maggiore che ha tentato di fare l'esercito europeo. Apparentemente è una banalità. In verità l'esercito europeo, ovvero l'esercito di tutti i paesi uniti, sarebbe il primo esercito di pace al mondo, Assolutamente perché sì. non è frutto di mercenari, non è frutto di necessità di guerra, ma possiamo rappresentare tutti insieme la pace nel mondo. Ecco, in chiusura, senza voler citare gli altri partiti, perché comunque cerchiamo di mantenere sempre una sobrietà, perché è quella che secondo noi paga sempre. Queste promesse irrealizzabili, che lei ovviamente non imputa alla Bonino, chiaramente. Si parla appunto di riduzione, di tasse, si parla appunto di ogni cosa. Come le interpreta queste promesse così buttate un po' al vento? Il problema è che la politica ha sempre avuto necessità di costruire del populismo per cercare di attaccare e di convincere le persone. Io sto dicendo alla mia squadra, ragazzi, ancora la propaganda non è iniziata. La propaganda probabilmente inizierà la prossima settimana e vedremo cambiare gli umori e vedremo cambiare le persone perché attraverso i media, attraverso i social network e attraverso tutti gli strumenti inizieranno ad entrare delle tematiche spesso e volentieri legate alla paura, cioè la costruzione della paura per poi trovare soluzioni in qualche cosa. Io sono contrario a questo, io mi sto presentando fondamentalmente come una persona abbastanza pacata che pone sul tavolo possibilità di soluzioni e non sto tentando di scontrarmi con nessuno. Abbiamo purtroppo terminato il nostro tempo. Facciamo in Grazie. bocca al lupo per questa campagna elettorale. Chissà, ci rivedremo con un risultato magari. No, io mi auguro che ci rivedremo perché il mio progetto è solamente all'inizio e io voglio accompagnare la Calabria in Europa. Ce l'auguriamo perché ne abbiamo bisogno tutti. Grazie ancora, Grazie grazie e in a voi, bocca al lupo. grazie. Grazie ancora a Sergio Stumpo e noi ci vediamo più tardi. Grazie.